Vi voglio riportare un attimo su temi più attuali, avendo capito, avendo riflettuto su quanto sia importante rielaborare la storia, ma archiviato, diciamo, seppur non del tutto purtroppo, il fascismo, perché dei rigurgiti fascisti ci sono ancora oggi. Vi volevo chiedere in particolare a Dario Fabbri invece delle prese di posizione sul sovranismo che in qualche modo minacciano l'Europa. Penso alla Polonia, no? Questa decisione del tribunale locale di aver dichiarato incompatibili il trattato europeo sulle leggi leggi della Polonia, perché tu prima dicevi la Germania, il ruolo della Germania, ma è anche vero che c'è chi ha deciso di andarsene dall'Europa, a cominciare dalla Gran Bretagna. È ipotizzabile un'uscita della Polonia dall'Europa? E questo è fondamentale per il nostro paese e per l'Europa tutta, cioè tiene questa Europa di fronte a quello che stiamo vivendo? Se tu intendi l'Unione Europea in quanto tale, credo che sia destinata nei prossimi anni a seguire un percorso che è quello che abbiamo già sotto gli occhi, è quello di una raggruppamenti distinti centrati intorno ad alcuni paesi. In fondo il trattato di ieri è un trattato che smentisce l'idea di un europeismo tout court. Poi i due signori che l'altro ieri sono stati molto abili in conferenza stampa. Tra l'altro ho sentito un Draghi che, in maniera come sempre molto furba, si appropria della dizione macroniana, è sempre affascinante, parla di sovranità europea, che è una locuzione esclusivamente francese, perché per i francesi vuol dire la Francia che utilizza l'Europa per la sua sovranità, ma noi la utilizziamo in maniera più neutra, ma non si usa, sovranità europea non si usa in Italia, proprio dizione macroniana pura, chiusa parentesi. Ma un trattato del genere è un trattato che segnala i raggruppamenti, cioè non è un trattato europeista per niente. Cioè, tu è il rafforzamento di una cooperazione bilaterale che Mattarella dice può avere un valore solo nell'ambito europeo. Prodi mette in guardia sul sovranismo che c'è anche in Francia. Perché Mattarella fa il suo mestiere ed è giusto che lo dica, ma se, come c'è stato detto, l'Unione Europea va verso una maggiore unione politica, gli stati membri sono soltanto membri di una stessa famiglia, perché c'è bisogno di fare un trattato bilaterale? Se i fratelli sono tutti uguali, perché io e mia sorella o io e mio fratello abbiamo un trattato speciale fra di noi? È chiaro che bisogna parlare di cose concrete, l'Europa è onirica, ma non è che esiste in quanto tale. Il senso di sé che ha la Polonia è ancora diverso, perché la Polonia è un soggetto che noi fatichiamo molto a capire, per due ragioni principali. La prima è ancora una volta storica, di tempo storico. La Polonia non vive il nostro tempo storico. Cioè la Polonia è come se vivesse una fase risorgimentale, mentre noi siamo in una fase post-storica. Cioè la Polonia è riemersa dal tallone sovietico, non ha nessuna intenzione di delegare quella che considera la propria sovranità a qualcun altro. La Polonia entra nell'Unione Europea semplicemente per i soldi e perché spinta dagli americani, perché gli americani hanno inventato l'integrazione europea, l'hanno utilizzata per decenni per gestire il continente. Infatti la Polonia entra contemporaneamente più o meno tanto nell'Unione Europea quanto nella NATO. I polacchi ragionano così, cioè noi serve, ma non è che la amiamo, non è che ci interessa in quanto tale. E poi l'altra questione che non riusciamo a comprendere della Polonia, perché per noi è proprio incomprensibile, è la russofobia polacca. Gli italiani non hanno mai avuto nessuna paura della Russia, perché la Russia è troppo lontana. La percezione che hanno le collettività di un'altra collettività è spesso dovuta alla geografia. Altrimenti noi non capiamo perché l'unico paese che è stato sotto il tallone sovietico a non aver paura reale oggi della Russia, se la Russia faccia paura, chi sapirebbe, tutto un contenzioso, ma la percezione conta sempre più della realtà, è l'Ungheria. Ungheresi e polacchi sono simili come istituzioni oggi, come quella, cioè questa crasi orrenda che si chiama democratura, no? Che rappresenterebbe una sorta di torsione del sistema istituzionale in favore di un maggiore dispotismo, che sarebbe simile se non identica sia in Polonia che in Ungheria. Ma la Polonia è fortemente russofoba, l'Ungheria no. L'Ungheria ha ottimi rapporti con Putin perché in mezzo ci sono i Carpazi. Cioè l'idea che all'Ungheria della Polonia è un'idea più blanda, stemperata, che è quella che abbiamo noi, perché è troppo lontana da noi la Russia. Gli italiani, ponta loro, hanno invaso la Russia 6 volte, questo anche se non lo sa nessuno.
non l'Italia che neanche esisteva, gli italiani, vuol dire a carico, a traino di altri, hanno invaso 6 volte, anche dentro Guerra e Pace ci sono italiani, l'ultima volta è finita malissimo durante la Seconda Guerra Mondiale, ma perché abbiamo sempre avuto un'idea talmente lontana della Russia da non comprenderne neanche le capacità, la grandezza. I polacchi vivono sulla pianura sarmatica, cioè sono, non hanno niente, non sono rilievi, non c'è orografia fra loro e la Russia, quindi hanno 2 dimensioni che noi non capiamo. Il dramma della politologia qual è? Ancora una volta è qualcosa che riguarda l'assenza di particolarità. Se il dramma dell'economia è non avere la storia dentro, quindi si prendono modelli, li applichi, perché non funziona il dramma, ad esempio, dell'America Latina? Hanno provato tutti i modelli economici in America Latina, tutti, senza nessun contesto storico, non ha funzionato quasi nessuno, e poi battono i piedi come i bambini e piangono, perché gli economisti ce lo dicono, a parte quando un economista dice qualcosa, per carità, ma in ogni caso la storia non c'è. La politologia è molto simile, cioè vede le circostanze tutte identiche. Quindi che cosa fa? Il modello è questo? Questo è il sistema istituzionale? Questo è un paese così? In base al sistema istituzionale te lo racconto. Allora tu mi devi spiegare perché polacchi e ungheresi che hanno lo stesso sistema istituzionale più o meno hanno una percezione della minaccia opposta. E perché se hanno lo stesso sistema istituzionale gli americani invitano la Polonia al summit delle l'Ungheria no, ma la Polonia sì, al summit delle democrazie, cioè gli ungheresi fuori, i polacchi dentro, se in realtà sono molto simili. Quindi per rispondere alla domanda e chiudere, è molto complesso ragionare di queste questioni applicando noi agli altri. Noi la Polonia non la capiamo, sono solo dei cattivoni ai nostri sguardi. Sono anche razzisti i polacchi, sono fortemente razzisti mediamente, perché sono l'unico paese della regione centro-orientale vagamente omogeneo. Oltre al 90% della popolazione è di etnia polacca. Che noi sembra una sciocchezza, ammesso che questa sia una ricchezza, ma qui si aprirebbe un altro discorso appunto filosofico. Ma tutti i paesi dell'Europa centro-orientale non hanno questa omogeneità. Riga, la capitale della Lettonia, ha metà della popolazione russa. La percezione che hanno dello straniero, russa è in larga parte apolide, che non ha passaporto, perché non ha voluto quello lettone. La percezione che hanno dello straniero da quelle parti è molto diversa che da noi. La Polonia resterà dentro l'Unione Europea? Certamente sì. Nessuno la caccia e non se ne vuole andare perché ne ha bisogno. Ma lo farà a modo suo. Che non è che l'Unione Europea ha capacità di cogenza sugli stati, di là delle chiacchiere, le sciocchezze, le amenità. La Polonia fa quello che le pare. Infatti, come dicevi tu, attraverso una sentenza del Tribunale Costituzionale, decide che può essere selettiva nell'applicazione della legislazione. Questo però è poi un vulnus dentro l'Europa, cioè il fatto che un paese... vulnus certamente no? Sì, ma sono talmente tanti. Per questo sì. Chiedevo... Però poi, nel momento in cui arrivano poche migliaia di disperati, poverini, portati un po' dalla Russia, un po' dalla Turchia in Bielorussia, un po' come il topolino con l'elefante, perché la Polonia è l'elefante davanti al topolino che scappa, interviene Charles Michel, che rappresenta gli stati, il Consiglio Europeo, e dice che cosa... Noi paghiamo la barriera che la Polonia vuole costruire, quella stessa Polonia che abbiamo definito anti-europea, eccetera, 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 eccetera. Cioè la Polonia ha una capacità di fare ciò che vuole in questo momento in Europa perché vive un altro tempo. E da ultimissimo, non è esattamente un dettaglio, la Polonia ha dietro gli Stati Uniti, che non è pochissimo. Cioè l'atteggiamento antirusso polacco è funzionale agli Stati Uniti, che hanno appaltato il contenimento della Russia oggi ai 3 scatenati baltici, lettoni, lituani, estoni, i polacchi, che sono baltici anche loro ma non si definiscono tali, e i romeni. Quindi questi paesi, se no non ci capiamo, vi siete mai chiesti perché hanno così tanta voce in capitolo? Cioè, non è che la Polonia sia il paese più importante del mondo, però ciò che dice la Polonia se ne discute, ciò che dicono i 3 piccoli baltici, per citare Agatha Christie, se ne discute, perché hanno dietro gli americani, molto semplicemente. Quindi la Polonia con dietro gli americani non la caccia nessuno dall'Europa. Non so quanto questo vi dia dolore, ma bisogna abituarsi a ciò che fa e non fa, più o meno. Era, diciamo, una domanda legata appunto al fatto che ci sono delle spinte esterne, no? Che portano alcuni paesi, tu dici la Polonia non uscirà mai, ma certamente dall'Europa, ma certamente il fatto di considerare le proprie leggi, no, superiori a quelle dei trattati è un problema che mina la tenuta stessa della comunità europea. Volevo chiederti, Dario, invece questo braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina,
nulla di nuovo, cioè gli Stati Uniti sembra aver per il momento girato la testa nei confronti della Russia, no? C'è qualcosa di nuovo in questo braccio di ferro, in questo colloquio tra Putin, tra Biden e Xi Jinping? Cosa si sono detti? Che c'è lì? Che cosa c'è lì nei confronti di questo paese al quale viene imputato il Covid? Un conflitto tra giganti dell'economia, un conflitto anche culturale? C'è qualcosa di questo? Si parla solo del bieco denaro, come al solito? No, non si parla di bieco denaro, anzi, nel senso, anche qui mi dai un passaggio utile. Noi all'IMES abbiamo una scuola che si chiama la scuola di Limes, che è una scuola post-universitaria ed è affascinante perché abbiamo due classi, una sono senior, cioè sono manager, funzionari dello Stato, eccetera, e sono decoccio molto spesso, perché poi sono già formati, e quando sono già formati, specialmente in Italia, c'è sempre da preoccuparsi. L'altra parte, anche adesso sto scherzando, alcuni sono veramente molto bravi, adesso al di là delle battute, l'altra parte, che sono i ragazzi, cioè i neolaureati, hanno una tendenza all'economia che è quasi naturale, anche chi non l'ha studiata, anche chi ha fatto filosofia, ha una tendenza comunque economicistica, che vuol dire utilitaristica nel guardare gli scenari, cioè follow the money, no? Sempre questa roba qua, gli americani vanno in Iraq per il petrolio, si discute di risorse, poi c'è una cosa mitica di questo tempo, sono le terre rare, che sono rare per niente, sono ovunque. Però gli americani l'hanno chiamata rare earths, semplicemente perché andarla ad estrarre costa tantissimo sul piano ambientale e non solo, sono diventate rare, sono anche qui praticamente. Detto ciò, che c'entra con la tua domanda? Le grandi potenze, quelle che sono o al centro di un impero come gli Stati Uniti, o antagonistiche, sebbene ancora socio di minoranza dell'impero americano come la Cina, non vivono di economia. Ed è per noi incomprensibile. Proprio in Italia, a livello universitario e non, è proprio incomprensibile. Non si capisce di che cavolo vivono. Quando si ha a che fare con una collettività, la prima cosa che si deve chiedere un analista è di che cosa vive la collettività che hai davanti. Le nostre tutte di economia. Noi siamo satelliti di un impero. È normale. Cioè noi, ci è stato detto, la strategia ti è preclusa, il massimalismo ti è precluso, la violenza ti è preclusa, la violenza è intesa da potenza su potenza. Concentrati sul benessere, sulla qualità della vita. Da sempre gli imperi fanno così. Gli americani hanno il più grande deficit commerciale della storia, che dal nostro punto di vista è un incidente o anche un accidente. In realtà è scientificamente perseguito, perché l'impero, attraverso il deficit commerciale, tiene vicino a sé i clientes, cioè importa da loro e li rende dipendenti, perché non vive di economia. La parte centrale degli Stati Uniti, così arriva la Cina, gli americani la chiamano, è la parte più importante del paese, non sono le coste, né in New York, né nella California, che sono la parte che noi chiamiamo di più, è Netflix. L'America profonda, quella di dentro, io ho trascorso una fetta della mia vita in Texas, che è quella incomprensibile ai nostri occhi, è la parte che fa gli Stati Uniti per quello che sono, cioè l'egemone globale, se no sarebbero un grande Lussemburgo, sarebbero un paese dell'Europa occidentale molto placido, ricco. Invece si muoiono di fame, non hanno un welfare state e sparano, hanno spesso il fucile legato alla caviglia, camminano così per strada. Quindi di che cosa vive questa gente qua? Vive di una parola, che tanto siamo tutti seduti, nessuno sverrà, che da noi proprio non esiste più, che è gloria. Ma che cavolo vuol dire? Cioè esistono, tanto è vero che si usa, e che lavoro per la gloria, si dice in Italia, e che vivo di gloria? Esattamente questo. Le grandi potenze del pianeta vivono di questa roba qua, cioè di potenza per la potenza. Cioè noi vogliamo vivere bene, si vive molto meglio in Italia che negli Stati Uniti, anche se noi siamo mediamente più poveri. Si vive meglio qui che lì. Noi vogliamo vivere bene, vogliamo avere una qualità della vita più alta, ci occupiamo di benessere, abbiamo il lusso di esistere in un tempo economicistico. Loro vogliono rimanere nei libri di storia, che è un'altra cosa. Beh, ci rimarranno anche per l'assalto a Capitol Hill nei libri di storia, nel senso che hanno toccato veramente nella storia queste cose succedono talmente tante volte. Sì, cioè, certamente non è una pagina eccezionale. Nessuna novità anche su questo, tu dici? Sì, c'è una novità anche su quello, sì, quella è una novità. Perché è una novità? Perché gli Stati Uniti attraversano una fase di stanchezza interna molto violenta. Proprio per quello che ho detto fino adesso.
non vivere di economia e vivere di potenza tout court, cioè di belligeranza permanente, grava sulla popolazione. Sono sempre esseri umani, Va sempre ricordato questo. Gli Stati Uniti perseguono il deficit commerciale, quindi importano dagli altri, hanno spinto scientificamente la propria manifattura fuori dal mercato, non esiste più. Non è che l'hanno fatto per caso, l'hanno fatto apposta. Anche i romani importavano tutto, gli inglesi non sanno cucinare, gli italiani arrivano in Inghilterra, abbiamo un complesso di inferiorità infinito verso gli inglesi, non esattamente ricambiato. Ma quando andiamo, loro ci considerano subumani, ma noi li vediamo come eccezionali, non sono gli unici a considerarci così. Quando andiamo in Inghilterra però ci beiamo del fatto che non sanno cucinare. Madonna come mangiano, che sono sporchi. Madonna come mangiano male gli inglesi. Ma perché? Da mangiare bene o male, non sanno cucinare perché hanno imparato nell'Ottocento ad importare tutto. La loro cucina è un mix del loro impero. Tutti gli imperi importano dagli altri perché generano dipendenza. Questo però grava sulla popolazione, che consuma ma non esporta. Questo, unito al fatto che l'America fa le guerre da sempre, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, è uno stato di belligeranza permanente, ha reso la popolazione molto stanca, quella che si chiama in geopolitica la stanchezza imperiale, che poi genera l'assalto al Campidoglio. Cioè, c'è una parte della popolazione americana che dice basta, vogliamo tornarcene a casa, vogliamo essere un paese come gli altri, vogliamo occuparci di economia, esattamente come fa un satellite. Questo non si può fare perché? Perché non ci si può dimettere da impero. Non è che gli imperi a un certo punto si dimettono, di Roma rimangono le rovine. Cioè un impero va crepando inevitabilmente, è proprio il suo ciclo biologico, però con fasi di assestamento. Gli americani non sono ancora in declino, anche se glielo chiedi ti dicono di sì. Tutti gli imperi, anche i romani al tempo di Cesare, ti dicevano che erano in declino, che l'impero nemmeno era nato, sarebbe nato con Augusto. Il punto è che questa stanchezza americana li porta in questa fase ad essere introvertiti, ad essere vagamente concentrati sul proprio ombelico, e chiudo sulla Cina, visto che tu mi hai chiesto che cosa può succedere. Due paesi che non vivono di economia, che vivono di potenza, che la Cina utilizza l'economia per tenere insieme il paese, al problema che si spacchi, sarebbe un po' complesso da spiegare, ma comunque la Cina mediamente quando si apre al commercio estero ha una costa luminosa come adesso, e l'entroterra che negli anni 70 si è messo da terzo mondo, non si usa più questa espressione, cioè molto povero. Quindi utilizza il benessere così, non è che vive, è uno strumento, non è il fine come da noi. Il problema della Cina è che non ha le capacità per essere ciò che vorrebbe diventare. La popolazione va invecchiando troppo velocemente, a proposito di dati. Sì. Nel 1970 aveva un'età mediana di 19 anni, oggi di 39. Cioè in 50 anni è aumentata di 20 anni. Che cavolo conta questo? Perché fare la potenza vuol dire sacrificarsi. Più anziana è la popolazione, meno si può diventare potenza. Perché fare la potenza vuol dire miseria, sacrifici, fare la guerra è destinata alla morte, perché siamo il paese al più basso tasso demografico. Esattamente. L'Italia in Europa e nel mondo. Non ce ne accorgiamo. Oggi l'Italia è in un declino incipiente, un paese come la Cina rischia di diventarlo. Quindi, per concludere, che cosa può succedere? La Cina non ha i mezzi per diventare oggi ciò che può, neanche riesce a prendersi Taiwan, lo annuncia. Quando una potenza annuncia un'operazione bellica è perché non la può fare, dobbiamo essere molto chiari, perché l'elemento di sorpresa nell'arte militare è tutto. Neanche si può prendere Taiwan, che sta a 150 km dalla costa, ma vorrebbe. Siccome è frenetica, perché la popolazione va invecchiando troppo velocemente, per questo ha aperto a 3 figli per famiglia adesso, per svecchiarla, dal momento che è frenetica potrebbe compiere un gesto pericoloso, come ad esempio provare a prendersi con la forza Taiwan, che non vuol fare, che ad oggi io escludo, ma che allo stesso tempo tra 10 anni, 5 anni potrebbe comunque accadere. Quindi la situazione tra i due paesi è più o meno questa, un paese stanco come gli Stati Uniti ed uno frenetico, perché in difficoltà maggiore degli Stati Uniti come la Cina. Non è esattamente uno scenario roseo, capisco che gli accessori di metodo che ho dovuto inserire non sono facilmente comprensibili, ma senza di quelli facciamo fatica ad intellegere la vicenda fra i due.